E a proposito di mancati inviti, oggi pomeriggio Marco Cappato, candidato sindaco per i radicali, ha protestato davanti alla sede di Assolombarda. Non era infatti tra gli invitati all'incontro con gli imprenditori, esteso invece a Parisi, Sala e Corrado dei 5 Stelle. L'incontro è stata l'occasione per avanzare una richiesta che verrà rinnovata alla futura amministrazione. Meno politica, più impresa. Chiedono una Milano dove sia facile fare impresa gli imprenditori lombardi, riuniti oggi per anticipare le loro richieste a tre dei candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino: Sala, centrosinistra, Parisi, centrodestra e Corrado, Movimento 5 Stelle. Gli imprenditori milanesi prima chiedono che questa sia una città facile per fare impresa, e quindi i temi fiscali, i temi della semplificazione, i temi di una città facile e accessibile, da cui si possa partire per il mondo facilmente senza passare da altri mille scali. Queste sono però delle condizioni abilitanti. E poi noi chiediamo di concentrare priorità e energie intorno a dei filoni in cui Milano può veramente essere eccellente nel mondo, perché è una città che vuol competere nelle prime 20 del mondo, non può non darsi dei punti di eccellenza assoluta. E ne abbiamo parlato nelle scienze della vita, nel manifatturiero digitale, nella creazione di aziende come sta già avvenendo nelle start-up nell'ambito artistico, creativo. Sono tutti settori in cui noi ci può... E nella green economy. Milano è fortissima nella green economy. Quindi noi quello che chiediamo è che questa sia una città che voglia veramente competere per essere tra le prime 20 nel mondo, e ne ha le caratteristiche. Fuori da Assolombarda la protesta di Marco Cappato, candidato sindaco per i radicali, non invitato all'incontro. Accuse che il presidente Rocca respinge così. Allora, rispondiamo che noi abbiamo fatto una scelta, come in altre campagne elettorali in giro per il mondo, seguendo quello che sono per il momento i polls che ci davano ai primi tre posti questi candidati. Abbiamo scelto di invitare i primi tre candidati che apparivano con più probabilità di essere candidati. Ovviamente queste cose hanno dei limiti impliciti, noi siamo lieti di avere tanti candidati positivi per la città, ma abbiamo dovuto fare una scelta e l'abbiamo fatta coerente con queste scelte che nel mondo si fanno.